I sedili, detti anche seggi o piazze, erano delle istituzioni amministrative della città di Napoli che per un lungo periodo storico, dal 1200 al 1800, hanno caratterizzato la vita politica napoletana. La loro nascita avviene nel 1268 per volere di Carlo I d'Anciò, appena dopo spostata la capitale del Regno di Sicilia da Palermo a Napoli. I primi sedili ad essere istituiti furono quelli del Nilo, o Nido, chiamato così per la presenza della statua del fiume Nilo, e in memoria dei commercianti alessandrini che vi abitavano. Inizialmente era posto al centro del largo corpo di Napoli, presso la statua del Nilo, poi fu spostato presso il convento di Santa Maria Donna Maromita. Il seggio di Porta Capuana, detto anche Capoana, il cui nome deriverebbe dalla presenza della potente famiglia Capuano, aveva la sua sede in via dei Tribunali. A loro si aggiunsero successivamente quello della Montagna, chiamato così in quanto situato nella parte più alta della città, nella zona alta di Via del Tribunale, dinanzi alla chiesa di Sant'Angelo a Segno. A questi vi si accorpò quello di Forcella, chiamato così per la vicinanza della scuola di Pitagora, che usava come emblema la lettera biforcata Y. Ancora il sedile di Porto, detto così perché si trovava vicino all'antico porto di Napoli, era visibile in via Mezzocannone, poi trasferito in via Medina davanti alla chiesa di San Diego all'ospedaletto. Il sedile di Porta Nuova, chiamato così perché durante il periodo greco le mura di cinta della città furono allargate e fu costruita una porta nuova nelle vicinanze del mare. In ultimo il sedile del popolo, che fu costruito nel XIII secolo, ma abbattuto nel XV secolo. Era il sedile che rappresentava il popolo non aristocratico della città. Non aveva alcun potere, i rappresentanti potevano solo riferire delle lamentele del popolo, ma partecipava attivamente alle feste di piazza e alle processioni religiose. I rappresentanti di questi parlamenti, detti eletti, si riunivano nel convento di San Lorenzo per discutere del bene comune della città, gestendo tra l'altro la nona, le cariche pubbliche e in epoca angioina il mantenimento delle porte e delle torri di competenza. I nobili avevano diritto a partecipare a cinque di questi seggi, mentre il resto dei cittadini confluiva in un sesto seggio, quello del popolo. Gli edifici di questi sedili erano generalmente dotati di porticati, con all'interno una sala adibita alle assemblee e una saletta più piccola per le riunioni ristrette. La storia dei sedili finì dopo che il re Ferdinando IV di Borbone decise nel 1800 di restaurare la monarchia assoluta, ponendo fine alla breve e fallimentare parentesi della Repubblica Napoletana nel 1799 e sopprimendo di conseguenza anche queste antiche istituzioni, sospettate di avere favorito il dilagare delle idee rivoluzionarie francesi.